Mi hanno buttato fuori dallo scantinato, quindi sono venuto al piano di sopra. Tu che continui a rompere i coglioni, ragazzi, parliamoci sinceramente. L'offerta dell'Inter è arrivata tardi. Il giocatore mi ha detto che vuole andare via tardi. Ci sono dei problemi, no? Dobbiamo prenderne atto che ci sono dei problemi. Quindi, ora ti metterai a ridere, ma c'è un nome che io insieme ad un ragazzo della chat, degli esonerati, chat WhatsApp, si chiama Michele, c'è un nome che facciamo da gennaio, che è quello di Federico Baschirotto, che ora voi mi metterete a ridere, dici da Pavarda a Baschirotto, ma dove vuoi andare con i cinesi? Fammi capire, dove vuoi andare con i cinesi? Allora, Baschirotto a Lecce tiene sulla difesa da solo, nasce terzino. Poi dopo diventa centrale per caratteristiche, come dicevamo con Michele, assomiglia un po' a Lorenzo Stovini che ha giocato con me a 130 presenze in Serie A. Lorenzo non ha giocato con me in Serie A, abbiamo giocato insieme nelle giovanili ed è un centrale molto forte. E secondo me è uno dei giocatori più sottovalutati del panorama calcistico italiano, perché Baschirotto è veramente forte, ragazzi. È veramente un bel giocatore. Quindi ora il nome l'ha fatto la Gazzetta, lo stanno facendo nei portali web. Ecco, io Federico Baschirotto, non so se Lecce te lo dà perché lui da solo tiene in piedi tutta la difesa, è bravo nelle letture tattiche, è bravo nei recuperi, è pericoloso nei calci d'angolo perché si spinge in avanti perché ha un gran fisico, gioca centrale di difesa e gioca anche braccetto. Ora io ti voglio dire una cosa, se salta Pavard, il 26 d'agosto, dove si va a battere il capo? Pensiamo di andare da Cairo, di bussare alla porta di Cairo e di dare 35-40 milioni per Schultz. Io me lo auguro perché feci anche un video, ragazzi, vi ricordate? Io dissi preferisco Schultz tra un po' a Pavard. Mi piace tantissimo il giocatore, ma a questo punto la vedo dura perché purtroppo si sta complicando anche Pavard. Per chi dice non decide l'allenatore, Tuchel è un manager, decide lui cosa fanno i giocatori, se rimangono, decide lui chi rimane, chi va via, un po' come quando arrivò Cancelo, no? Che Bayern lo faceva giocare, non lo faceva giocare, è l'allenatore che decide, ragazzi, purtroppo. Sto cercando di non incazzarmi, di volare basso come ho fatto in questo periodo, però se non verrà reinvestito in caso andasse male questi 35 milioni per Pavard, ora l'Inter aspetta fino a martedì. Martedì è ancora più difficile per me che te lo danno perché manca 3 giorni alla fine del mercato. Ragazzi, io ve lo dico e sono duri quelli lì. Quindi fai una cosa, prendi, vai da Lecce. Ci provo, guarda, il ragazzo è forte. E prendi Baschirotto, guarda che mi scappa da ridere, ma il ragazzo è valido e tu lo fai giocare. Meno c'è un cioè, si fa lì dall'Inter in questa maniera. Cosa ti devo dire? Dove vuoi andare, o di cinesi? Di chi è la colpa? È mia se non viene Pavard. È mia. Cosa ti ha detto Tuchel? Cosa ti ha detto? L'offerta è arrivata tardi. Il giocatore me l'ha detto tardi. Si sta facendo tardi. Cosa ti ha detto Tuchel? Più tardi magari faccio una live sul tempo. Dai, ciao Inter. Guarda Baschirotto, non è male.